Buongiorno, ci dici il tuo nome? Silvio Tiberi. Da dove vieni, Silvio? Montenero d'Orcia. E che cosa hai studiato? Qual è la tua formazione? Allora, io ho studiato Scienze e Tecnologie Agrarie presso l'Università di Firenze, vecchio ordinamento, e la specializzazione è la produzione delle colture mediterranee, in particolare vite olivo. Da quanto lavori al Poggione? Questo è il terzo anno. E come hai trovato questo lavoro? Che cosa ti ha spinto a lavorare qui? Mi ha spinto a lavorare qui intanto il prestigio dell'azienda, essendo qui a Montalcino, e poi sto facendo il lavoro insomma per cui ho studiato, sicché è una bella gratificazione. E qual è il tuo ruolo all'interno dell'azienda? Io sono il capo opera per quanto riguarda i lavori in vigna. Insieme al mio collega facciamo organizzazione dei lavori, piani di concimazione, trattamenti, tutto quello che c'è da fare in vigna, seguire gli operai dalla mattina alla sera e organizzare il lavoro giorno per giorno. Qual è la tua giornata tipo, diciamo, da quando ti alzi a quando vai a letto? Allora, la sera? La giornata tipo, ci alziamo la mattina presto, poco più delle 7 siamo in azienda, prendiamo il mezzo aziendale e cominciamo a girare per i vari cantieri dove ci sono gli operai, seguiamo i lavori. Questo ora lo facciamo fino al giorno all'una, che facciamo orario 1. Normalmente facciamo così dalle 8 fino verso le 5 e mezzo del pomeriggio. Poi andiamo in ufficio, se c'è da organizzare qualche lavoro anche con il direttore lo organizziamo, se no poi siamo liberi, torniamo a casa, se c'è tempo coltiviamo qualche hobby, se no è arrivata sera, sicché la giornata è quasi finita. Qual è la parte più difficile del tuo lavoro? La parte più difficile è andare contro e a favore, combattere contro l'intemperie del tempo, perché a volte non è facile poter mandare avanti un vigneto con la stagione che magari cambia repentinamente. Però al momento in azienda ci sono mezzi validi per poter riuscire a portare avanti l'uva fino al momento della vendemmia. E invece qual è la parte più gratificante? La parte più gratificante è il momento della vendemmia, riuscire a vedere che un anno di duro lavoro si riesce a portare in cantina un prodotto spettacolare.